Grazie Danila per averci regalato questo momento di ripartenza, di riavvio, perché nelle tue parole, oltre a percepire la grande difficoltà e per certi versi anche un po' rammarico di non essere riusciti a fare quanto vi aspettavate di poter fare nell'esercizio, competente, di preparazione a questi momenti da regalare poi alla nostra cittadinanza, si è percepito però un elemento, secondo me, di grande ricchezza, che in una serata come questa, il patrono della nostra comunità, forse una delle giornate più importanti di un paese, credo sia importante evidenziare l'impegno che anno dopo anno state mettendo in campo per riuscire a dare degli spazi, delle opportunità ai nuovi talenti del nostro paese. Io credo che il lavoro che fate come banda all'interno della scuola primaria e non solo, credo sia qualcosa di inconiabile, una cosa che non può passare in sordina, anche se ogni anno magari lo ricordiamo, però la percezione a volte non è sufficiente per capire effettivamente qual è la realtà. Questa sera poi io ringrazio la banda per averci dedicato anche con l'amministrazione un po' di tempo in più, perché abbiamo, ed è questo il motivo per cui stasera indosso la fascia tricolore, abbiamo voluto in questo spazio, in questo momento, anche se non siamo ai piedi della chiesa di San Matteo, ma siamo comunque al centro del nostro paese, abbiamo voluto creare un momento di grande unità della comunità. Quello di ringraziare una nostra concittadina, Simona Canipari, che è qui con noi stasera. Non soltanto per avere portato con lei a Villanova una medaglia d'oro che rappresenta poi la vittoria di un mondiale, ma per regalarci con la sua presenza e con la sua testimonianza anche la bellezza di vivere, la bellezza di essere anche dopo momenti difficili, essere ancora qui a lottare, non solo soltanto per se stessi, ma per poter portare una testimonianza a tutti coloro che oggi la vivono, la vedranno nei prossimi anni, alzare le braccia con una maglia iridata, ma più che altro con una medaglia d'oro che vale molto di più di quanto io posso immaginare possa valere per qualsiasi cittadino comune. Questa sera l'amministrazione comunale vuole ringraziare Simona, e spero che questo ringraziamento non sia semplicemente quello dell'amministrazione, ma quello di tutta la comunità, per avere oggi tra noi una campionessa del mondo con una targa, ricordo, mettiamolo così, ma quello che forse più mi preme regalarti, Simona, è questa copia di una vecchia mappa del comune di Villanova, dove è ben raffigurato il nostro fiume Chiese, simbolo di vita, simbolo di una storia importante che ha nutrito i nostri primi sacrifici, poi ha potuto far crescere la nostra comunità attraverso il suo sfruttamento all'interno del nostro cotonificio, del nostro anificio, ma oggi un fiume, l'acqua, rappresenta il passato e il presente, ma anche la vita del domani e quella che verrà. Quindi spero che tu possa cogliere questo simbolo, questa immagine come qualcosa di importante, perché noi quando abbiamo accolto di nuova la riforma, la tua grande missione, la grande sfida, eravamo tutti molto contenti, però come ti ho sentito già dire, nulla è finito, è iniziato un nuovo percorso e vogliamo essere accanto per questo momento di felicità, ma anche tutto quello che verrà. Quindi grazie ancora Simona.
Buonasera a tutti, prometto che sono molto emozionata, sto qua con voi e ringrazio tutti per avermi accolto e rinnovato per questo primo. Come sapete, io mi ci sono ritrovata in questa situazione e sono riuscita ad andare avanti grazie a comunque per i miei familiari vicini, dalle persone vicine, a uno staff medico e a tante persone che mi hanno aiutato e mi stanno comunque aiutando. Quindi questa maglia non è solo mia, ma fa parte di tante persone. La forza che mi dà comunque di andare avanti, al di là della mia famiglia, è comunque la passione che c'è dentro, abbiamo dentro e che ti porta comunque a ritornare in pista. Io ho avuto un incidente in bici da corsa perché avevo questa passione e sono tornata in bici nel bike, in pedalando in una maniera diversa perché comunque questa passione mi è rimasta. E da lì ho cominciato a combattere, ad andare avanti e ad arrivare fin dove sono arrivata. La cosa comunque che volevo dire è che la passione in ogni giovane, ma anche a persona adulta è molto importante per riuscire ad andare avanti nella vita. E vedere questa sera tanti giovani nella banda mi fa molto piacere perché comunque è una passione che hanno tutti e non è necessariamente la passione dello sport ma anche quella del personale e di tante altre cose. L'importante è avere una passione nella vita e riuscire ad andare avanti. Ringrazio di nuovo tutti per avermi invitato, grazie di cuore, grazie anche del pensiero, è veramente bello e sicuramente lo attaccherò in un posto speciale della mia casa. Grazie di cuore. Non arrenderti mai perché quando pensi che tutto sia finito, al momento in cui tutto inizia. Mi piace molto perché può rappresentare comunque la mia disabilità, però penso che possa servire in tante altre occasioni, non solo per una persona disabile, ma in tante altre problematiche perché comunque al di là della disabilità poi ci sono anche tanti problemi, ogni persona ha il suo problema e quindi secondo me è una fase un po' azzeccata e spero di dare morale alle persone comunque che hanno problemi in una fase di questo mondo e non so, mi è piacere di riuscire a vederla in pubblico. Così almeno, no, credo che adesso battuta a parte, che ogni tanto ci stanno anche, credo che la frase che tu questa sera hai regalato a Villanuova, a tutta la comunità di Villanuova, sia veramente un lascito che un po' dovremo cercare di cogliere tutti, pensando
è veramente che la fine non esista, ma ci siano tanti inizi nella nostra vita. Quindi anche per la banda questa sera è stato un nuovo inizio e proviamo veramente a pedalare tutti insieme, mettiamola così. Stasera ci prendiamo l'impegno che Villanova, la comunità villanovese, se pedala insieme sicuramente riuscirà a raggiungere obiettivi ambiziosi e obiettivi importanti. Quindi grazie ancora alla banda, grazie Simone, grazie a tutti voi per essere qui insieme a noi stasera. Grazie.